sarebbero quello che sono stati per tantissimo tempo un lago tettonico. Questi qui, cosa succede fondamentalmente? Questa roccia qui è calcare, che noi ne abbiamo piene le tasche, è quello che ci macchia tutti i rubinetti, faccio la casalinga, quindi lo so. Però è rarissimo, cioè meno del 5% delle rocce del mondo sono composte di calcare. Da noi è tutto calcare. Il calcare, se vedete, quando l'ho toccata, ha una specie di polverellina sopra. Che cos'è questa roba qui? È il bicarbonato di calcio. Tutti avete presente il bicarbonato di sodio, no? Ok? Bene, quello lì, questo è il bicarbonato di calcio, significa che l'acqua, diventando leggermente acido, l'acqua piovana sarebbe grosso modo neutra, comunque tendente verso l'acido, ma strisciando sopra le superfici vegetali, le foglie, eccetera, diventa leggermente acidula e fa lo stesso verso, diciamo, di quando mettete un cucciolo d'uovo, che è esattamente il bicarbonato di calcio, dentro il limone, solo è molto meno acida, il sasso è molto più duro del guscio d'uovo e quindi il processo è lentissimo. Ma l'acqua quindi si infiltra dentro le fratture. Qui siamo, a questo punto la spiegazione ve la do ora, siamo in un punto di alto rilievo. Per trovare un monte così alto dobbiamo percorrere parecchio Appennino di qua e parecchio Appennino di qua. E quindi la spinta che ha generato l'Appennino, la spinta del prima l'Asia contro l'Europa, forma gli Urali, poi li smantella, sono monti antichissimi. Poi continua questo movimento, placca africana è una placca immobile, non sovrascorre né passa sotto, e quindi spingendo questa massa contro l'Africa viene su tutto l'Appennino. Viene su tutto l'Appennino lentissimamente, a mezzo centimetro l'anno, una cosa di questo genere, e quindi qui dove c'era un mare poco profondo, ricchissimo di vita, molto popolato di microrganismi che si depositavano insieme alle sabbie, praticamente tutti questi strati sovrapposti vengono costipati prima, tutta l'acqua esce dalla pressione, diventano da sabbie, diventano rocce, quindi siamo su calcari e marmo in questo momento, e salendo creano chiaramente delle fratture. Molte meno di quante pensiamo, perché nei tempi geologici il movimento non è un movimento drammatico, le rocce tendono a comportarsi più che altro come la pasta dentifricia, riferito ai tempi geologici, l'assestamento è così lieve, però per lieve che sia, il movimento di queste masse litoidi è quello che ci regala un terremoto distruttivo ogni 12 anni, grosso modo, come nel ciclo sismico in Umbria. Detto questo, abbiamo delle manifestazioni superficiali che sono, per esempio, ecco lì un altro, sono questi liottitoi dove nelle fratture l'acqua è scesa e ha approfondito sempre di più le fratture fino a provocare dei laghi sotterranei di cui non sappiamo niente, eccetera. Poi abbiamo dei fenomeni, alle volte abbiamo una cosa così, potrebbe essere un grandissimo pozzo a Giano dell'Umbria. Il pozzo di Giana ha un ingresso così e dopo fatti 4 metri ti trovi appeso dentro una cosa che ha la forma e la volumetria della Cappella Sistina. Un Wow. buchetto nel prato così. E qui è pieno di questo tipo di cose. E poi abbiamo le doline come i grandi mortari del Subasio che chi ha fatto l'uscita con me. E Nessuno. l'insieme di doline che sono tutti i piani carsici, di La ragione per cui abbiamo così poca acqua superficiale in Italia e in Grecia, ad esempio, è che sta tutta sotto. E ovviamente questo è uno dei punti dove, ad esempio, sotto sicuramente c'è una grandissima circolazione d'acqua, però di cui noi sappiamo ben poco. Ecco. Quindi tenete conto che qui, quando venne fatto l'ispezione, c'erano sguinzagliati una ventina di ragazzi in vari punti dell'Istituto di Geologia che sono venuti a fare rilievo, perché è uno dei punti dove meglio scopre. Prima siamo passati molto di corsa, non ve l'ho neanche detto, in mezzo a un banco di rosso ammonitico,
dove se non ci fossero, sai, tutti gli scout troveremmo i fossili sotto dove abbiamo la macchina. Poi siamo passati su un banco di corniole fossilifero quanto mai, pietre bianche. Cioè, qui è interessantissimo. Poi vedete le faglie scoperte che si vedono e che possono venire studiate quindi senza dover scavare, senza fare i carotaggi. Quindi, di questi aspetti, che comunque siamo appunto su un fondale marino rigirato per così, e questo è abbastanza interessante. Questa qui era una montagna sacra, sia agli Umbri che ai Galli. Sapete che qui inizia praticamente il territorio delle tribù più meridionali dei Galli, che sono i Romagnoli, quelli che noi chiamiamo Romagnoli attualmente. La vocazione sacra di questo monte è continuata con tutte le grotte delle varie tebaide eremitali, con Fonte Avellana, che spero di riuscire a farvi visitare, non è facilissimo, che pare è stata fondata addirittura da San Romualdo. San Romualdo è quello che fa nascere il monachesimo forestale, che è un movimento di grandissimo interesse, che poi dà luogo ai cistercensi, no? E a Wow. tutti questi ordini particolari che fanno della foresta il loro deserto, no? Per cui dicono, vabbè, i padri del deserto si ritiravano nel deserto, noi il deserto non ce l'abbiamo, che facciamo? La foresta. E quindi proteggono la foresta per avere un posto per pregare, non per ragioni di tipo economico. È molto interessante. Però spero di riuscirmi a fare un'escursione più in basso e sono contento perché io c'ero stato ma non avevo mai trovato l'imbocco della grotta, invece eccolo qua. C'ho una voglia di scendere che non potete capire. Per il resto in opposizione si scenderebbe benissimo qui senza succedere niente. C'ho anche la lampada frontale, basta, tentazioni, andiamo, grazie. Continuiamo sempre qua. Quando ho dovuto smettere di fare archeologia me la sono insegnata. Bye.